Buongiorno a tutti dal vostro Beat Ready, è da un po' che non lo dicevo. Allora, questo video è una recensione del Marshall Code 100H, vabbè la testata è questa, è 100H. Allora, da dove partire? Vabbè, se sentite i rumori fa niente, tipo questi. Allora, da dove partire? Diciamo che questo amplificatore, cioè ho scelto proprio perché proprio questo, perché corrisponde a tutte le esigenze che diciamo mi servono a me. Allora, dove possiamo partire? Partiamo con elencare cioè cos'ha. Vabbè, allora, come prima cosa questa serie di Marshall che si chiama Code. C'è in più versioni, diciamo. La versione da 25 watt, da 50, da 100, sempre combo però, quindi sarebbe la metà così, a due coni, e la testata è già dentro, cioè è combo, è già dentro tutto incorporato, cioè dentro lì. Poi c'è la 100H che sarebbe la versione staccata dalla testata e dalla cassa. E ci sono, cioè in questa versione ci sono due, diciamo, varianti. Con la cassa da 100 watt che sarebbe più stretta e segue, sarebbe cosa arriva tipo qua così, segue perfettamente il rettangolo della testata. Invece poi c'è, oltre che la versione da 100, la versione da 200 watt, che sarebbe questa, è un po' leggermente più grande. Allora, dove partire? Elenchiamo tutte le cose diciamo che ha. Allora, perché ho scelto questo? Perché come prima cosa, tipo uno cioè, quando sceglie vabbè, ovviamente l'amplificatore, vabbè, io ho scelto proprio la versione da 100 watt perché diciamo che mi serviva abbastanza volume. Quindi questo è per questa cosa è perfetto, perché tipo nell'ultimo concerto cioè, nella festa che avevo fatto l'anno scorso, cioè in quell'occasione, come ho suonato con uno stereo hi-fi da 160 watt, mi sembra, che sarebbero 75 RMS, vabbè. E adesso ci arriviamo alla potenza di questo, dopo. E con attaccato guitar rig. E quindi, cioè, così cosa serve? Portare lo stereo, le casse, un PC con attaccato, cioè, che per fare uscire giustamente il suono, cioè che Guitar Rig è simulatore di amplificatori. Invece, ancora prima suonavo con il mio vecchio amplificatore, che per portarlo proprio all'estremo del volume, però adesso c'è. Cioè, questa cosa diciamo cioè, non la faccio più da anni. In una festa che avevo fatto nel 2014, ma anche nel 2000, ma anche sì, anche quella là, nel 2015 anche, se non erro, praticamente cosa ho fatto? L'amplificatore lì, quello vecchio che ho, è un 20 watt, ho attaccato un distorsore, cioè un pedalino, un distorsore, e aumentato già al massimo. E poi oltre che quello avevo anche attaccato un altro amplificatore in questo, cioè in quell'amplificatore lì, che visto che si poteva. Praticamente il volume era, cioè era tutto al limite praticamente, cioè era una cosa da folli. Poi dopo quello, vabbè, sono passato con, cioè, con Guitar Rig con lo stereo hi-fi, diciamo, però cioè, lo stereo è da casa, diciamo, anche se alla fine diciamo che le casse si sono distrutte, anzi, le ho proprio lì in giro ancora. Praticamente cioè, si è distrutto il collo, ovviamente. E vabbè, poi non è che è così, cioè non è che si è distrutto così. Praticamente si è crepata la gommina. Io poi la gommina ovviamente l'ho tolta. E niente, cioè, vabbè, lasciamolo qua. Allora, ritorniamo.
dopo tutto sto discorso, ho il volume è la prima cosa, quindi lo scel perché l'ho scelto? Primo per il volume, che ha un volume quasi infinito, allora, quindi come prima cosa. Poi, un'altra cosa che ovviamente mi ha fatto scegliere questo amplificatore è per gli effetti che ha già dentro la testata. Quindi troveremo riverbero. Allora, riverbero e delay c'è un pulsante apposta. Poi, dentro c'è. Vabbè, ovviamente lo accendiamo perché non mi ricordo, però dobbiamo abbassare qua. Allora, come effetti ci sono? Come effetti nel pre FX, se tenete premuto, c'è il compressore, poi il distorsore, l'auto wav sarebbe. Cioè del prefix basta, cioè del prima. Poi tornando indietro da qua c'è ovviamente il delay e il riverbero. Quindi gli effetti, cioè quindi io usando arrivando da, cioè, da Guitar Rig, diciamo che cioè, mi servono degli effetti anche giustamente. E poi vabbè, dopo quelli lì. Quelli sono del pre FX. Poi se schiaccio mode, cioè tenendo premuto, ci sono vabbè anche gli altri effetti, c'è il chorus, sarebbe poi solo che dovrei disattivare il delay, il riverbero per farvi sentire bene, il chorus, poi il flanger. Flanger, che è questo, poi il phaser, che più o meno è simile al flanger, poi vabbè il tremolo, cioè poi basta. Diciamo che come effetti sono un po' pochini, cioè se devo dire proprio qualcosa, cioè sono un po' pochini. Però diciamo che cioè, alla fine io, a me cioè, più che altro mi interessa. Il compressore lo uso perché cioè, dà quella botta cioè, di, diciamo, cioè, iniziale. Poi, vabbè, ovviamente il distorsore regolato, cioè, regolato bene. Ok, sta andando. Poi. Io uso tanto, c'è cioè anche un po' di delay, sempre, cioè lo uso sempre, e ovviamente anche il riverbero. Questi qua diciamo che sono gli effetti che uso di più. Anche se tipo, se c'era anche altro, tipo, che ne so, un treble booster oppure un'ottava, cioè diciamo che, cioè potevano mettere anche altre cose. Poi, questa è la seconda cosa, cioè, del perché ho scelto questo. Come terza cosa, che in pratica io, qua praticamente c'è un'uscita USB. L'uscita, cioè quella piccola però, non quella dei caricatori di adesso, quella dell'attacco del joystick della PlayStation 3. Vedi, qua c'è il joystick. Praticamente l'attacco è identico a questo, non è quello dei caricatori di ora, degli smartphone di ora, perché è diverso, vabbè. Con questa uscita praticamente io posso attaccare al PC, cosa si può fare? Si può, vabbè, tipo aggiornare il firmware che c'è dentro. E tipo come, cioè, come prima cosa io ce l'ho fatto subito, praticamente andavo a correggere dei bug che c'erano.
diciamo, cioè di bug, vabbè. Comunque si può aggiornare il firmware, poi, cosa importantissima, si può registrare il suono, cioè se io attacco da qua un cavo che va a finire al PC, posso registrare il suono che esce dalla testata. E quindi già qua Guitar Rig si annulla, cioè perché dovrei usare ancora Guitar Rig se posso fare tutto direttamente da qua? Anche se diciamo che Guitar Rig ha molte più, cioè, impostazioni e tutto, diciamo che un po' se la giocano. Cioè, diciamo che cioè, questo qua va bene per fare feste, ovviamente, cioè, all'aperto, poi il volume è mostruoso, esagerato. Cioè, quindi alla fine non è che uno, cioè, non serve più, cioè, come facevo prima, cioè, con Guitar Rig. Questo qua è già tutto quello che devo fare. Poi un'altra cosa, io praticamente dal PC. Tipo, voi pensate, scusa, se tipo se io suono da solo, le basi cioè, ti servono, giusto? Quindi come facevo prima, che usavo il PC per mettere la base, e poi dalle casse ci usciva sia la base che il suono di Guitar Rig, quindi due cose. Qua in pratica, se io schiaccio due pulsanti contemporaneamente, praticamente si attiva una luce blu e qua mi dice di connettere, cioè che si è attivato il Bluetooth. Quindi questa testata ha anche il Bluetooth. Cosa si può fare con il Bluetooth? In pratica io se ho, cioè con il telefono, adesso non posso perché ovviamente sta registrando. Praticamente con il telefono, se io accoppio il telefono alla testata, in pratica posso mettere le basi direttamente dal telefono. Oppure, anche, che ne so, anche tutto il suono che esce cioè che deve uscire dal telefono, automaticamente col Bluetooth entra qua dentro e poi esce dalla cassa. E posso suonarci sopra. Quindi praticamente non mi serve più, cioè il PC non serve più praticamente, perché posso fare direttamente tutto quello che facevo prima con questo. Cioè, quindi è una cosa fenomenale, cioè ho risolto praticamente tutte le cose che cioè, serviva per un PC. Oppure con il mio vecchio amplificatore, tipo se volevo avere degli effetti non potevo, magari dovevo stare lì a comprare un bordello di pedali. Invece con Guitar Rig ho risolto, che a sua volta qua dentro ha già tutto. Poi per mettere le basi, vabbè, prima diciamo che suonavo anche con qualcuno. Poi, cioè, prima. Poi, cioè, col PC, con Guitar Rig metto, col PC appunto metto le basi. E quindi il PC, cioè, faceva tutto, faceva uscire tutto, cioè l'audio usciva tutto da lì. Invece con questo, anche qua, attacco il Bluetooth ed esce appunto la base, e poi io posso suonare sopra. Quindi cioè diciamo che come per le mie esigenze ho risolto tutto e niente, vabbè. Allora parliamo, vabbè, delle istruzioni, vediamo se c'è qualcosina. Queste istruzioni qua, allora l'italiano non c'è, quindi ho dovuto tradurlo io Google Traduttore, poi lo stampate. Vediamo. Vabbè, qua dice le avvertenze di sicurezza, poi introduzione, ma a parte che tutte le cose, anzi, non è vero. Alcune cose, cioè altre cose che ha, ancora non vi ho detto. Allora, partiamo da qua. Praticamente questa testata c'ha, oltre gli effetti, simula dei vecchi, cioè degli storici amplificatori Marshall. Tipo, qua noi possiamo iniziare con amp. Il primo pulsante era pre-FX, quello degli effetti, cioè il pre praticamente, che entra prima il suono.
Poi, se io tengo premuto AMP, ora devo tornare indietro perché c'è ancora il tutto. Se io tengo premuto AMP, praticamente ci sono, cioè, un po' di, diciamo, amplificatori. Però adesso dovremmo sentirli, giustamente. Se no, cosa stiamo qua a fare? Allora, adesso non si sente perché. Ah, c'è il noise gate, praticamente annulla i rumori. Però io adesso andrò a toglierlo perché è meglio. Adesso di qua mi viene un po' difficile, così toglie. Solo che, vabbè, non cambia niente, ma perché il volume è basso. Poi c'è ancora qualche effetto. Allora, su Amp c'è. Questo qua che sarebbe questo qua c'è l'Americo American, poi c'è l'GUM, poi c'è dell'acustica, però diciamo che si deve impostare, aumentiamo un po', poi c'è il Blues Breaker. Poi c'è il Plexi, che diciamo che questo qua è quello che uso di più, però. Poi c'è gli amp, questi qua ci sono. Praticamente sono le testate degli amplificatori. Tornando indietro, vabbè, noi seguiamo le istruzioni, diciamo, dai. Vabbè, speaker cabinet, ok, 4x12. Cosa vuol dire? 4 coni sarebbero. Il cab sarebbe, vabbè, lì, però noi seguiamo le istruzioni. Allora, qua abbiamo fatto. Qua praticamente ci sono tutte le istruzioni della testata. Però, cioè, vi spiegherò io. Allora. Volume, pannello frontale, vabbè, tutte queste, pannello, allora, vabbè, diciamo che alcune cose vi ho già detto. Ah sì, perché qua c'è la cosa dei riverberi. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Non seguiamo più le istruzioni, perché se no non c'è più. Allora, su Prefx abbiamo fatto, su Amp abbiamo fatto, su Mod abbiamo fatto, su Delay adesso lo schiaccio, ed è ovviamente il Delay. Però se io tengo premuto, ci sono tanti, cioè tanti, un po' di tipi di Delay, cioè tipo il Vintage. Solo che io devo togliere questo effetto qua. Questo è il delay vintage. E anche qua ci sono time, il FBCK, age, livello di delay. Se ne vuoi tanto o poco. Poi c'è sempre. Allora, questo è il delay vintage. Questo è il multi. Queste. Delay reverse sarebbe al contrario. Il delay da studio classico. E poi di nuovo quello vintage. Diciamo, cioè, qua bisogna. Ci sono tante impostazioni per ogni tipo di cosa, quindi bisogna, cioè, un po' smanettare e, cioè, farsi il proprio suono praticamente. Dopo quello lì ci arriviamo. Quindi, delay fatto. Adesso il riverbero. Il delay lo tolgo. Pulita. Tana pulita. Riverbero. Quindi, se io tengo premuto riverbero, c'è all. Sarebbe da all, appunto. Anche qua c'è il decay, il pre,
il tone, magari se è più cupo o più brillante come di lei. Adesso è a 5, quindi a metà. Oppure il livello. Se io aumento a 10 il livello, sentite. Se io abbasso, ovviamente, magari a 2, da 5 a 8. Vabbè, allora c'è il riverbero da, vabbè, room e stanza, da hall. Lo spring sarebbe quello che simula quelli del Fender, cioè il Fender, cioè quello, il riverbero, quello lì, spring reverb. Stadium, Rom, che magari sulla stanza, Hall, Spring, sentite come è allungato Spring, cioè simula quello analogico praticamente. Lo Stadium, vabbè, qua già visto. Tornando indietro, su Power, tengo premuto su Power, praticamente cosa c'è? Penso che sono, è la simulazione, cioè delle valvole. Praticamente c'è la presenza e la risonanza. Se io, allora, la presenza sono i toni bassi, invece la risonanza sono i toni brillanti. Vi faccio un esempio. Allora, se io abbasso tutte e due, così è tutto a zero. Se io alzo la presenza a 10, se io alzo la risonanza a 10, quindi tutte e due a 10, comunque questo qua è su Power, però non mi ricordo, devo andare a cercare perché non mi ricordo. Su Power allora sì, praticamente il la testata. Su Power è la testata praticamente. Che questa qua è American Class A barra B. Poi c'è Classic Mars a 100 watt. No, non so se è. Allora, aspettate un attimo, perché mi sto confondendo anch'io. No, è la cassa, su Power. Ma scusa. No, non è la cassa, su Power. Cacchio è. Vabbè, comunque su Power c'è, allora, mo c'è Classic Marshall 100 watt, Vintage Marshall 30 watt, questo qua è British Class A, solo che fischia il suono, e poi di nuovo American Class AB. Vabbè, diciamo che ogni cosa ha il suo tono praticamente. Cioè, dipende come anche impostate voi praticamente. Allora è tutta a 10, tutte e due a 10. Poi c'è una cosa, rimettiamo magari tutte e due a 5. Voleste farvi proprio un suono fatto bene,
Dovete usare le cuffie perché qua si può attaccare, ovviamente, si possono attaccare anche, cioè, l'uscita jack piccolina delle cuffie. Vabbè, visto che già ci siamo, sotto c'è un'altra uscita jack piccolina che ancora non ho capito cosa sarebbe, cioè, perché non l'ho provata. Ma in teoria, cioè, non è che lo so, non è che non lo so. Praticamente questo dovrebbe essere, fa la stessa cosa del Bluetooth. Qua tipo sarebbe un'uscita aux, penso. Tu attacchi il cavo jack piccolo da lì e dall'altra parte il telefono, in teoria dovrebbe fare la stessa cosa che fa il Bluetooth. Poi sotto su FC, praticamente qua dentro c'è il pedalino. Adesso andremo a vederlo dopo. Prima finiamo i pulsanti qua. Vabbè, il pedalino dovrebbe attaccarsi qua su FC. Poi torniamo indietro. Il power l'abbiamo visto. Adesso su cab ci sono le casse, cioè simula la cassa proprio. Questa qua è la 1974 CX. Poi cambiamo. Questa è la 1960. Poi, questa è la 1960V. Poi, questa è la 1960X. Era lei, sì. Poi, questa è la 1960HV. Poi, la 1936. Poi la 1936V, cioè alcune sono più brillanti, altre meno, altri hanno più bassi, altri hanno meno. Cioè, ve l'ho detto, se dovete fare il vostro suono in cuffia. Poi 1912 e poi si ritorna al 1974 CX. Ok, mo ritorniamo indietro. Adesso qua abbiamo fatto l'USB, abbiamo detto come manopole potenziometri ci sono il gain basso, middle, triple, il volume e il master. Poi che adesso è un quarto il master, un quarto di volume, che non sarebbe neanche un quarto, ma sarebbe ancora di meno. Poi qua c'è preset, praticamente io posso salvarmi le mie impostazioni. Allora, questo qua è il preset numero 01, che sarebbe So American. Adesso aspetta, aspettate, cambiamo preset e ritorniamo dove era prima, così non salva, cioè, perché noi abbiamo toccato, quindi si è, diciamo, le impostazioni, cioè, noi le abbiamo toccate e si sono modificate. Adesso noi, cambiando da 02 e ritornando a 01, ritorna il preset di prima. Il 00 è quello che ho fatto io. Diciamo però sarebbe questo. Solo che fischia. Fischia perché sono troppo vicino. E in pratica il volume è anche, cioè, molto più alto. Diciamo che è un preset che, cioè, ho spinto al massimo, diciamo, cioè quasi al massimo, perché non era massimo. Però così vicino non si possono far cagare, cioè non si può suonare. Ritorniamo al preset 01, sarebbe questo. Adesso di preset in teoria ce ne sono 99, quindi sono un bel po'. Volendo potrei farveli sentire tutti, o se no, vabbè, vediamo. Allora, 01,
Sarebbe GCN 800. Sì, c'è cioè la famosa testata marcia degli anni 80. Vabbè, poi molti altri. Vedete, in base al preset, quale lucine rosse c'è, cambiano, perché magari sono, che ne so, magari tipo gli effetti qua sono spenti, però c'è solo il delay, ma senza riverbero perché è spento. C'è un power, quindi la simulazione delle valvole sarebbe, cioè secondo me è la simulazione delle valvole, poi il cab sarebbe la simulazione della cassa e l'amp è la simulazione della testata. Gli effetti non ce ne vedete, cioè come cambio l'ultimo pulsante serve a tornare sempre indietro. Infatti, se noi schiacciamo 3 volte questo, tipo se io torno indietro, tipo qua c'è il numero 23, se io schiaccio ancora indietro, praticamente mi va, cioè si vede solo il nome. Vedete, c'è che lampeggia così. Se io dovessi schiacciare ancora, praticamente mi farà modificare il nome del preset. Poi se io vado ancora indietro me lo fa salvare. Cioè in pratica si sa, cioè, i preset si salvano così. Adesso visto che ho toccato, dovrei andare avanti in un altro preset, poi ritornare indietro. Sì, vabbè, così, cioè per comunque, se io non schiaccio, cioè se io non salvo, cioè non si potrà mai modificare il preset. Poi 24, 25, vabbè, poi e molti altri. Adesso ritorniamo al 10 che mi piace un po'. Era il 10, non mi ricordo più. Quando vi ho detto che di cassa ce ne sono per questa testata di due tipi, praticamente c'è quella più stretta che segue perfettamente la testata e questa qua che è un po' più grande, forse non mi ricordo più se l'ho già detto o no. Praticamente quella testata è da 100 watt, questa qua è da 200, cioè supporta fino a 200 RMS, però invece la testata in teoria eroga. La parola giusta che mi viene da dire, in teoria c'è eroga 100 watt, quindi cioè, la cassa supporta tranquillamente, cioè questa qua si può spingere cioè, al massimo e di più, che la cassa cioè, supporta tutto quel volume tranquillamente, tipo ad esempio col compresso, cioè ad esempio appunto una cosa che mi viene in mente, sempre per il concerto di Capodanno che ho suonato lo Stereofy con le casse, io su Guitar Rig avevo fatto tutto, il compressore c'era, però non era alla fine, forse anche per quello che diciamo che il volume è andato un po' troppo e le casse cioè, si sono distrutte, diciamo. Però vabbè, a parte che allora, cioè, se adesso dobbiamo parlare. Lo stereo era del 2002, poi c'è cioè, le casse diciamo che era al massimo, quindi c'è anche cioè, avevano un bel po' di anni e cioè, può essere anche per quello che non hanno retto. Ok, adesso direi di provare il pedalino che ancora non ho provato. Ah, un'altra cosa intanto che apro qua, è praticamente dietro la testata. Cioè l'uscita sarebbe di 8 ohm come impedenza, cioè ho 4, 8 e 16, però questa supporta l'8.
Adesso questo pedalino io ancora non l'ho provato, quindi vediamo com'è. Vedete, allora il pedalino è così, qua c'ha una specie di gommina. Ah sì, si mette direttamente lì, ok. Poi volendo dietro ci sono anche altri, da questa parte dietro però ci sono anche due uscite, una entrata e un'altra uscita, è sempre jack grande. Se magari voi avete dei pedali si può, cioè si possono mettere tranquillamente come, cioè, come tutti gli altri amplificatori. Adesso vediamo di provare questo pedalino che ancora non l'ho provato. Allora, aspettate, vediamo come fare questo di qua, quello di lì. Dai, dovrebbe bastare. Proviamo. Solo che io... Ah ok, non è per, diciamo, gli effetti, ma è per cambiare preset. Eh sì, certo, è giusto. Infatti mi switcher, adesso sono al decimo. Sono al decimo, se io lo schiaccio, infatti c'è una freccia in su e nell'altro pulsante una freccia in giù. Se lo schiaccio... Infatti, tipo... Se io magari nel primo preset metto un suono pulito, nel secondo, cioè in quello o in quello che segue, magari c'è un distorsore, io schiaccio e va. Quindi funziona così, ok. Beh, niente. Penso che tutto quello che c'era da dire l'ho detto. E niente. Come consumo, sì, se proprio... Devo dirlo, allora vediamo. Ovviamente si è staccato. Ovviamente qua c'ha le manopole, cioè le per tenere, cioè per portare la cassa ai lati. Come la testata, come sempre, sì, praticamente l'FX loop sarebbe il return e il send, quello lì che vi ho detto degli effetti. Poi, come consumo della testata, qua dietro c'è scritto 215 watt come consumo. E il made è made in Vietnam. Esplodiamo tutti. E niente, penso che ho detto tutto quello che c'era da dire su questo amplificatore. Gli effetti li ho detti, tutte... Ah, un'altra cosa, è vero. Se io tengo premuto, è vero, no, è vero. Se io tengo premuto altri due pulsanti, il mode del delay, praticamente mi spunta il tap tempo. Il tap tempo, adesso questo è il time, solo che non so come attivarlo ancora. Non so come attivarlo. Vabbè, oltre il tap tempo c'è anche, se io tengo premuto pre, fx e amp, un semplice tuner, l'accordatore, vedete qua. Adesso non so se si riesce a vedere da lì bene. Praticamente, ovviamente, e il mi accordato a g. Fuori questo G, la E, la B, no, la E, e la E alla fine. Quindi, cioè, oltre, cioè, più di questo io veramente, cioè, anche l'accordatore incorporato non è che sia di migliorissimi, come accordatore, questo non lo nego, cioè, questo non lo nego, perché è più preciso quello di chitarra
Però è sempre una cosa in più. Cioè, quindi se uno magari vuole fare qualcosa, cioè organizza qualche festa così, cacchio, questo qua è perfetto, ha tutto quello che serve nel 2019, secondo me. Tutto quello che serve. A parte che questa, come si chiama? Questa serie Code mi sembra che è uscita nel 2016. Quindi diciamo che è un amplificatore abbastanza recente. Però ha tutto quello che serve. Ok, non è valvolare. Però c'è, cioè, un compromesso, cioè, secondo me va bene. Poi se uno allora, se adesso così perché è un quarto. Se io alzo già il volume neanche a metà, il suono si pulisce. Cioè, quindi diciamo che allora, secondo le mie esigenze, per le mie esigenze è perfetto. Cioè, meglio di così, diciamo, non potevo, cioè, non potevo avere. E niente, cioè, non mi viene più niente da dire. Quindi niente, mi sa che il video sarà abbastanza lungo. Quindi niente, arrivederci al prossimo video.